Riccardo Iacona, oggi si parlerà nel suo intervento di un tema molto delicato e importante come il sesso come tabù nelle scuole. Sì, beh, io ci ho dedicato anche una puntata nella scorsa edizione appena andata in onda sull'educazione sessuale e sentimentale. Ce n'è un gran bisogno perché questo è il paese del cyberbullismo, questo è il paese delle discriminazioni sessuali, è il paese dell'omofobia sempre montante e perché tutte le storie di cronaca questo ci raccontano, la mancanza di intervento, di prevenzione. Anche le questioni che riguardano la violenza di genere hanno a che fare con questa mancata prevenzione. Ma all'estero funziona in modo diverso, che lei sa? All'estero si fa, l'abbiamo fatto vedere, si fa da 20 anni, si fa in Olanda, si fa in Germania. In Germania addirittura è obbligatorio, quindi non puoi neanche, diciamo, rifiutare di mandare i tuoi figli all'ora di educazione sessuale e sentimentale, e si fa con ottimi risultati. Come in Italia, perché è un tabù? È un tabù perché, diciamo, un po' come si è visto anche sulle polemiche che si sono alzate sull'unione civile, sulla stepchild adoption, dietro il tabù c'è sempre una posizione politica. In questo caso fa paura la libertà soprattutto delle donne, l'estensione dei diritti, no? Perché scardina dall'interno il meccanismo patriarcale attorno al quale sono costruite le relazioni familiari e sentimentali ancora nel nostro paese, ancora troppo nel nostro paese. Okay.